Valorizzare il Cilento interno, i suoi prodotti e le sue tradizioni è l'obiettivo della Proloco Cervati di Piaggine, che ha un nuovo presidente. Si tratta di Luigi Vigorito, che contestualmente alla sua elezione ha presentato i programmi dell'Associazione per il Futuro. Con la collaborazione dell'amministrazione comunale, retta da Guglielmo Vairo, la Proloco punta non soltanto ad organizzare iniziative gastronomiche, ma soprattutto eventi finalizzati alla promozione del territorio nella sua globalità, partendo dalla risorsa montagna rappresentata dal Monte Cervati, fino alla creazione di un festival degli strumenti antichi. Primo appuntamento proprio con questa Pasqua, con la collaborazione dei cittadini e coinvolgendo soprattutto i più giovani, la Proloco ha voluto organizzare la Via Crucis. Questa Via Crucis quest'anno è diversa, l'abbiamo chiamata le mani che accompagnano la croce, proprio perché praticamente saranno delle mani anche del pubblico che accompagneranno questa croce durante le diverse fermate. Sarà il pubblico stesso, il popolo ad aiutare a portare questa croce, cioè renderemo il popolo, il paese di Piaggine protagonista di questa Via Crucis. Sarà un percorso fatto tutto nel centro storico e un percorso completamente nuovo e una praticamente poi la Via Crucis finirà davanti alla sede della Proloco, proprio perché di fronte abbiamo una montagna che ha una geografia molto particolare e una Via Crucis non raccontata ma narrata da una voce come sottofondo. Quindi grande partecipazione del popolo, ma anche insomma grande senso di responsabilità per questi ragazzi che partecipano a questo evento. Sì, infatti i ragazzi sono stati molto attivi nella partecipazione, nella collaborazione e grazie a loro che siamo riusciti a fare una cosa ecco, molto diversa, molto particolare e proprio per questo a dare un'immagine diversa anche di questa Proloco.